Invece un'altra pellicola sì. vista da Anselma Dell'Olio e da Massimo Bertarelli. Cominciamo con Massimo Bertarelli. Massimo. Ma prima di tutto non capisco perché sia arrivato con 18 anni, ben 18 anni di ritardo. È un cartone alla vecchia maniera che sarebbe piaciuto anche a Disney, giapponese, con un regista dal nome impronunciabile, anche se molto noto, lo lascio dire Anselma, che è molto più brava di me nelle pronunce dei nomi, e comunque è un film godibile, ma credo che sia anche questo, come spesso succede, più adatto agli adulti che ai bambini, perché è un film parastorico e parapolitico. E dopo Bertarelli sentiamo ora cosa dice... È un film del grandissimo Miyazaki, il regista di culto dell'animazione giapponese, è ambientato in Italia, il protagonista è italiano, è un omaggio a non mi ricordo quale disegnatore di fumetti italiano, è la storia romantica del periodo tra le due guerre dei piloti di idrovolanti, è molto carino, c'è molto romantico, molto divertente, c'è solo in mezzo cala un po' come ritmo, ma è molto bello e gli amanti del genere apprezzeranno molto. Il pubblico uscita sala, ecco. Sì. Porco Rosso, mettiti subito in volo, è apparsa la banda, mamma aiuto. Ah, io ho visto anche i precedenti di Miyazaki e... sempre molto bello, molto delicato come personaggi, come storia. Mi è piaciuto. I disegni animati si prestano perfettamente all'incontro fra mare e cielo che questo film racconta. Molto bello, molto molto. No, vabbè, è un film bellissimo, veramente di una poesia unica. Interessante, sì, mi è piaciuto. L'accuratezza dei particolari, l'esattezza del disegno nel ricostruire un'epoca, un periodo storico passato. L'ho trovato molto bello. È un genere forse troppo di nicchia, ma lo consiglio a tutti. Sei inquieto perché io sono una femmina? Oppure perché sono troppo giovane? Per entrambe le cose, signorina.